Questo è il secondo incontro del progetto La Forza della Verità. L'intenzione di questa serie di incontri è nata dall'esigenza molto forte e sentita di un gruppo di persone della Bassa Veronese, che da circa 2 anni si incontrano per condividere dubbi e perplessità scaturiti da una serie di imposizioni sia sanitarie che di ordine pubblico, che non si erano mai viste prima, o perlomeno che noi non abbiamo mai vissuto. Abbiamo cominciato ad informarci e a confrontarci al di là di quello che veniva incessantemente proposto dai giornali, dai mainstream. Vivere di respirare nelle basse è formato da persone tutte diverse tra loro, con realtà a volte agli antipodi, ma con un comune denominatore del tutto reciproco. Ciascuno con la propria competenza, in modo umile e semplice, ha messo a disposizione degli altri il proprio tempo in ambito medico, psicologico e legale. E così ci siamo aiutati a prendere consapevolezza e ad affrontare senza paura e senza discriminazione alcuna tutte le situazioni che siamo stati insieme costretti a vivere in questi difficili anni. Vedo qui un esempio tra il pubblico di un signore che sta manifestando con il suo cappello, grazie. Jung diceva che nulla avviene per caso, e infatti siamo tutti qui per una sincronicità di intenti a condividere questo progetto con l'associazione Identità Europea, di cui abbiamo qui il presidente Adolfo Borgante, al quale lascio la parola per la presentazione. Buongiorno, sentite? Sì, grazie. Allora, sì, intervengo velocissimamente per non rubare minuti a chi ha molte più cose da dire di me. Io ho conosciuto questa realtà di Cerea attraverso un'iniziativa che è l'Alter Festival, il Festival del Pensiero Critico, che grazie ai nostri soci, amici veneti, ha trovato casa qui a Cerea, un terreno particolarmente fecondo, come abbiamo scoperto standoci, vivendo questo territorio, incontrando le associazioni, quelle che qui vedete, a cui forse appartenete. Parlare del pensiero critico in maniera non sterile, non banalmente cronachistica, significa farlo. Il pensiero critico significa produrre il pensiero critico, significa radicarlo, comunicarlo. Questo è quello che noi volevamo fare, è quello che ci ha portato qui oggi, quello che ha portato questa rete di persone e associazioni a creare questo ciclo di incontri, che è veramente un modello a livello nazionale, come dicevo loro. Io oggi pomeriggio alle 4 a Riccione devo incontrare una rete d'associazione di movimenti, eccetera, di tutta la Romagna, per mettere in piedi sostanzialmente questo, quello che si sta facendo qua, informare e formare in una rete virtuosa che è cosciente del fatto che solo le gocce scavano i sassi. Noi siamo la goccia, non abbiamo i fiumi, non abbiamo i torrenti e non abbiamo la proprietà dei mezzi di informazione, ma sono le gocce che con la loro costanza possono scavare i sassi. Informare serve a formare, a liberare le coscienze e le persone. E i temi affrontati in questo ciclo, prima di incontri di informazione e poi un secondo livello di formazione che cominceremo la volta prossima, vogliono essere uno strumento. Se poi questo strumento funzionerà, continueremo a usarlo, magari lo miglioreremo. Se questo strumento dimostrerà di non essere funzionale, ce ne troveremo degli altri. Amen. Sicuramente il cammino non terminerà. Tutti questi strumenti servono perché sono strumenti di libertà e investono su un punto fondamentale, la capacità di ogni singola persona di farsi moltiplicatore di libertà e di pensiero critico. Noi investiamo sostanzialmente sulla scommessa che ognuno che è seduto là, l'amico infermiere, io sono un figlio infermiere, di mestiere faccio psicoterapeuta, quindi conosciamo bene la situazione, anzi lo ringrazio per quel cartello che porta, per l'orgoglio che mette in quel cartello. Le gocce stanno scavando il sasso e noi lo vediamo proprio in questi giorni, quindi dobbiamo continuare a far cadere la nostra goccia. Strumenti perché tutti diventino attori attivi di un processo di liberazione dalla cultura dell'emergenza, da una serie di costrizioni che sono ovviamente funzionali a un disegno di riequilibrio quantomeno europeo a danno dei popoli, a danno delle comunità, a danno delle famiglie, a danno delle persone. Questo a noi è chiaro, eppure abbiamo bisogno di tanti strumenti. Vi invito quindi quando uscite di qua
a prendere visione degli strumenti che abbiamo portato, i testi di Alberto Peruffo che ci sono, i testi di Andrea Zoc, i testi di Paolo Borgognone, altri testi che stiamo utilizzando per questo lavoro di formazione in tutta Italia, perché si fa così, ci si informa, ci si interessa, si conosce, si comunica, nessuno dà ciò che non ha. Noi speriamo che ognuno di voi riesca a diventare un altro pivot, un altro perno per ampliare il raggio di questa campagna di liberazione che ormai non è più solo nazionale, è internazionale. Come a titolo di curiosità, io vengo dalla Repubblica di San Marino, noi abbiamo avuto tutta la questione dello Sputnik di cui nessuno sa praticamente nulla, non è il momento di parlarne, lo faremo in un altro momento, ma vi posso assicurare che il lavoro che viene fatto in Italia ha una risonanza che va al di là dei nostri confini ed è un punto, un meccanismo importante di un percorso di liberazione che è di livello europeo. In quanto tale, ognuno di noi deve sentirsi veramente protagonista e non crediate che dall'altra parte abbiamo chissà quanti titani. Abbiamo la potenza e la viltà del denaro, questo sì, ma non abbiamo uomini e donne particolarmente acuti e svegli. Anzi, che volevo anche ringraziare Don Floriano, che conosco solo a distanza, quindi fa molto piacere incontrarla. Sono incontri che crescono le persone, crescono me, crescono voi. Io sono molto grato agli amici di Cerea per essere stati i primi a mettere in piedi una realtà di questo genere. Continuiamo e continuiamo fino a che il muro non sarà rotto. Grazie. Grazie Adolfo. Come hai giustamente sottolineato, questi sono incontri di formazione e di informazione. Infatti il progetto è diviso in due parti. E abbiamo, come avete visto, se siete stati qui presenti la volta scorsa, relatori veramente di alto profilo. Oggi parleremo di democrazia con Maurizio Cosenza, di ambiente con Alberto Peruffo e di spiritualità con Don Floriano. Il 13 novembre parleremo di salute, il 27 novembre di cultura ed infine di economia sostenibile il 4 dicembre. Con i loro interventi i relatori forniranno strumenti per lo sviluppo di un pensiero profondo e sistemico riguardo a situazioni che toccano tutti in modo importante e decisivo, e lo faranno attraverso uno sguardo olistico, perché l'uomo è anche un essere spirituale che per dare un senso alla propria vita ha bisogno di coltivare la propria anima. È fondamentale dare alle menti la possibilità di sviluppare, come ha ricordato Adolfo, il pensiero critico, attraverso strumenti che consentano di analizzare i fenomeni sociali, politici, economici e climatici. Solo attraverso la cultura, l'informazione e lo scambio del pensiero si possono costruire le basi per un futuro veramente libero e sostenibile. La verità fiorisce nel momento in cui si prende consapevolezza. La consapevolezza viene dalla conoscenza. E la conoscenza ci rende liberi. Più siamo liberi in quanto essere pensanti e consapevoli, e meno saremo manipolabili. Ringraziamo il Comune di Cerea che ci ha concesso questa bella location in cui siamo, gli sponsor ovviamente, i relatori tutti, quelli che con il loro contributo hanno reso queste giornate possibili. Volevo ricordarvi che qui in sala sono presenti Roberta e Anna. Se vogliono alzare la mano, Roberta, eccoli qui. E insieme a me vi invitiamo a farvi avanti e se avete voglia di collaborare in qualche modo con tutti questi progetti di cui stiamo parlando, attivamente sul territorio, anche solo con un piccolo contributo del vostro tempo, ci aiuterebbe a sviluppare il famoso moltiplicatore che è già stato enunciato da Adolfo. Abbiamo bisogno di tutti perché le voci insieme appunto fanno l'oceano, e quindi vi prego di farvi avanti quando a fine relazione, a fine seminario, e di dare il vostro contributo. Noi vi aspettiamo. Io intanto passo la parola a Maurizio, che presento brevemente, correggimi se sbaglio, perché hai fatto cose importanti. Sì, certo. Sì, giustamente come mi hanno ricordato, il vostro contributo era il contatto telefonico, ma il contributo è del vostro tempo, dopo che ci avete dato il contatto telefonico.
Adesso presento Maurizio. Maurizio lo conosco perché faccio parte anche del CLN come rappresentante provinciale di Verona. Maurizio, lo sapete tutti, è il segretario generale del CLN, ma anche il segretario generale di Generazioni Future. Lascio lui spiegare cos'è Generazioni Future e gli cedo subito la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io questa splendida comunità per questo invito e per l'ospitalità. Sì, sono Maurizio Cosenza, sono anche segretario generale di Generazioni Future, poi spiegherò un pochettino che cos'è Generazioni Future, anche se il nome in qualche modo ci dice qualcosa. Quando parlo di Generazioni Future parlo di coloro che non sono ancora nati, con i quali noi comunque abbiamo già contratto un debito e dobbiamo onorare questo debito, ma entrerò poi nel merito più tardi. Democrazia e verità, o verità e democrazia, è un tema per il quale potremmo stare in questa stanza chiusi qui per un anno forse a discuterne, perché sono veramente strettamente correlati. Quello che proverò a fare oggi è andare a prendere qualche pezzo di storia, di fatti realmente accaduti, che in realtà sono stati omessi o sono state delle verità manipolate, e queste verità hanno cambiato il mondo, queste omissioni hanno fatto sì che il mondo andasse in una direzione molto diversa rispetto a quella che forse tutti quanti avremmo voluto. Ora sono diventato la morte, il distruttore dei mondi. Erano le 5:29 e 45 secondi del 16 luglio del 1945 a Los Alamos. Oppenheimer, che era a capo del progetto Manhattan, ovvero quel progetto, quel gruppo di scienziati che progettò la bomba atomica, quello era il momento in cui fu testata questa bomba atomica. Oppenheimer soltanto in quel momento si rese conto di cosa aveva progettato. Il punto non era tanto lo strumento, ma come l'essere umano avrebbe utilizzato quello strumento e soprattutto quale narrazione avrebbe utilizzato per giustificare uno strumento di morte così violento. Questo era il punto. E per utilizzare questo strumento e tutti gli strumenti che sono arrivati dopo, ci sono state tante omissioni, ci sono state tante bugie, ci sono state tante narrazioni false. La stessa narrazione che è stata fatta nelle scuole rispetto alla Seconda Guerra Mondiale è falsata. Cioè, la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato sul campo 65 milioni di morti circa. E la narrazione ufficiale nelle scuole è quella che a un certo punto sono arrivati gli americani, hanno liberato l'Europa e hanno sconfitto Hitler. Però la storia in realtà è molto più complessa. Non è andata proprio così, in realtà. Innanzitutto è cominciata la Seconda Guerra Mondiale, si è sviluppata a causa della volontà di proteggere gli interessi degli inglesi, delle colonie inglesi, da parte del Parlamento inglese. Tant'è vero che quando Hitler invase la Renania era ancora molto debole, non aveva un grande esercito. Esattamente in quel momento il primo ministro Chamberlain, che è stato, diciamo, il primo ministro che ha preceduto Winston Churchill, fece un accordo con Hitler. Pochi lo sanno, ma fece un accordo. Questo accordo diceva che praticamente l'Inghilterra non avrebbe dichiarato guerra alla Germania a condizione che Hitler avesse preservato le colonie britanniche. Ogni volta che viene omessa una verità nasce una domanda: ma se non fosse successo questo, se i democratici sir inglesi fossero stati un po' meno avidi, avremmo avuto 65 milioni di morti e un intero continente a fuoco? Questa è una domanda importante.
Ma soprattutto gli inglesi avevano anche paura di scontrarsi con Hitler, tant'è vero che Roosevelt aveva promesso a Stalin di aprire un secondo fronte. A metà della seconda guerra mondiale fece questa promessa a Stalin: se quel secondo fronte fosse stato aperto, forse non avremmo avuto 65 milioni di morti, ma un po' meno. Ma cosa è successo? Churchill non era d'accordo e convinse Roosevelt a non aprire quel secondo fronte, a ritardare quel secondo fronte, perché gli inglesi avrebbero preferito aprire un fronte in Italia, perché lo scopo non era liberare l'Italia, lo scopo era proteggere il petrolio che arrivava agli inglesi dall'Africa. Quindi non è che si è aperto il secondo fronte per liberare l'Italia, si è di nuovo aperto il secondo fronte per proteggere degli interessi economici. Questa è un'altra delle verità che non viene raccontata. Difatti la storia che si racconta è che gli americani sono arrivati e hanno liberato l'Italia. E questo è un altro fatto. Quindi anche qui, se si fosse aperto questo secondo fronte, avremmo avuto tutti quei morti e un intero continente di nuovo a fuoco. La storia racconta ancora che sono stati gli americani quindi a diciamo risolvere il conflitto bellico e sconfiggere Hitler, ma anche qui la verità è un'altra, perché sia gli americani che gli inglesi sono scontrati ben poco con i tedeschi. Chi veramente ha costruito un grande fronte di opposizione bellica a Hitler è stata proprio la Russia. La Russia ha pagato il più grande sacrificio di sangue in quella guerra lì, parliamo di circa oltre 20 milioni di morti tra il popolo russo. Vorrei anche qui fare una distinzione tra governi o dittature e popolo. Cerchiamo sempre di mantenere questa distinzione, perché non necessariamente corrispondono. Quando diciamo che il cattivo è la Russia, dobbiamo fare una grande distinzione: magari il cattivo non è la Russia, ma il suo dittatore o governante, non il popolo russo. Il popolo russo in realtà è un popolo generoso, un popolo storico, un popolo che ha vissuto mille sofferenze ed è stato forgiato da queste grandi sofferenze. E fu proprio il popolo russo a fermare e a indebolire la macchina bellica di Hitler. Non sappiamo se effettivamente il popolo russo riuscì a fermarlo perché aveva una grande paura, cioè il famoso ordine 227 di Stalin: non un passo indietro. Voleva dire che un passo indietro ti fucilo perché sei un disertore, sei un traditore della patria. Non sappiamo se sia stata la grande paura di cosa i tedeschi avrebbero potuto fare al popolo russo, o forse molto semplicemente il popolo russo è un popolo fiero, ma furono loro a fermare l'avanzata. E solo dopo l'avvenuto indebolimento delle forze di Hitler, delle forze naziste, gli alleati aprirono un secondo fronte, fino ad arrivare alla risoluzione della guerra. E questi sono fatti reali, questa è storia, che però non si racconta nelle scuole, non si racconta nelle scuole italiane, ma non si racconta neanche nelle scuole americane, non si racconta mai, perché la narrazione deve essere questa, perché il lupo deve continuare ad avere questa veste di agnello, questo velo di agnello addosso. Quindi confondere diciamo il cattivo con il buono. Però vorrei ricordare che la maggior parte dei conflitti bellici hanno sempre visto i governi americani, no? I governi americani sono stati in pratica nel Novecento in tutti i grandi conflitti bellici, grandi e piccoli. E forse il popolo più, sono stati forse più i governi più guerrafondai del Novecento e non solo del Novecento. Quindi questa cosa dobbiamo tenerla un pochettino a mente. La mattina del 6 agosto del 45, alle ore 8:15, la bomba atomica Little Boy fu sganciata in Giappone, sulla città di Hiroshima. Tre giorni dopo fu lanciata Fat Man su Nagasaki. Non erano obiettivi strategici dal punto di vista militare, e probabilmente l'ordine di sganciare quelle bombe il presidente Roosevelt non l'avrebbe mai dato. Ma Roosevelt non c'era più.
L'ordine lo diede il presidente Truman. Pochi lo sanno, anche qui nelle scuole americane, tantomeno in quelle italiane lo si racconta. Ma Truman è diventato presidente grazie a un imbroglio. Truman non era il presidente designato. La storia ha calato una sorta di velo su un personaggio che invece in quegli anni è stato molto importante, è stato uno dei personaggi più importanti dell'amministrazione Roosevelt. Si chiamava Henry Wallace. Henry Wallace è stato anche vicepresidente di Roosevelt ed era l'uomo più vicino a Roosevelt, era il suo primo confidente. Roosevelt lo volle come vicepresidente perché Wallace aveva risolto quello che era stata la grande carestia prima della guerra negli Stati Uniti. Aveva messo in piedi un sistema di solidarietà nei confronti degli agricoltori che erano ridotti alla fame, erano fondamentalmente in crisi. E però questo Henry Wallace era molto inviso al gruppo di capitalisti e conservatori del Partito Democratico di cui Roosevelt faceva parte. Perché? Perché Henry Wallace aveva una visione del mondo molto differente rispetto ai capitalisti americani. Innanzitutto era un ecologista, forse è stato uno dei primi ecologisti veri negli Stati Uniti. Lui era un agricoltore, veniva dal mondo dell'agricoltura e non era razzista, anzi era antirazzista, proteggeva le minoranze ed era un grande ottimista. Si augurava che arrivasse il secolo finalmente dell'uomo comune, il nostro secolo, noi che siamo qui. Quindi era molto ottimista. Soprattutto si era fatto molti nemici all'interno dell'entourage, del Partito Democratico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le aziende produttrici americane facevano molti affari, crescevano costantemente, parecchi milioni. Però i salari dei lavoratori, soprattutto delle lavoratrici, rimanevano stabili. Il periodo della Seconda Guerra Mondiale, negli Stati Uniti ci furono molti scioperi, è stato forse il momento in cui negli Stati Uniti si è scioperato di più. C'è stata una grande ribellione nei confronti di questo e Wallace prese le difese di questi lavoratori, quindi ormai Henry Wallace era il nemico comune. Ma arriviamo, al fatto. Nel 1944 si svolse una grande convention a Chicago. In quella convention si doveva eleggere il nuovo vicepresidente. Attualmente il vicepresidente era Henry Wallace. Henry Wallace in quel momento era molto noto. Si dice che in quella convention lui avrebbe avuto già il 70% dei voti. Cosa successe? Successe questo, che il Partito Democratico cercò di candidare esattamente in quel giorno Henry Wallace, perché se fosse riuscito a candidarlo avrebbe vinto quell'elezione, sarebbe rimasto vicepresidente. Attenzione, perché il momento era molto particolare, perché Roosevelt era in fin di vita, non stava più bene. Quindi cosa succedeva? Che probabilmente alla morte di Roosevelt il vicepresidente sarebbe diventato presidente, quindi quello era un momento importante, molto pericoloso per il capitalismo americano e anche molto pericoloso per le democrazie. Fecero di tutto per evitare che quel giorno si proponesse la candidatura di Wallace. Con un grande imbroglio rimandarono questa candidatura. Lavorarono i giorni successivi su tutte le parti per evitare che Wallace fosse eletto. Addirittura fecero delle telefonate ai diversi grandi elettori per raccontare una grande bugia, ovvero che Roosevelt non avrebbe voluto Wallace come vicepresidente, ma avrebbe voluto Truman. Si misero d'accordo col sindaco di Chicago perché vietasse e facesse in modo che i sostenitori di Wallace non entrassero alla convention.
crearono una serie di fazioni, una serie di candidati falsi per poter spostare poi tutte queste candidature su Truman. Quindi imbrogliarono in quella convention, costruirono un grande imbroglio per una settimana e alla fine fecero eleggere Harry Truman. Attenzione, perché questo imbroglio cambiò completamente la storia. Si inaugurò con Truman una serie di, diciamo, di presidenze molto diverse da quelle di Roosevelt. Da quel momento in poi i presidenti degli Stati Uniti non sono mai più stati i presidenti degli Stati Uniti. Voi sapete che la presidenza degli Stati Uniti la si acquista. Le stesse primarie negli Stati Uniti vengono decise da pochi gruppi di militanti e da gruppi di interesse. Quindi sono molto pochi a designare i futuri presidenti degli Stati Uniti. E sapete anche che il livello di astensionismo negli Stati Uniti per le presidenziali è molto alto, molto più alto che da noi. Quindi in pochi decidono chi dovrà in qualche modo governare il mondo. Ma torniamo a Truman. Fu proprio Truman a dare il via, a innescare, a dare il via all'era atomica. Quelle bombe nucleari non furono lanciate su Hiroshima e Nagasaki per salvare delle vite americane. Non fu questo. Non è stato un sentimento di vendetta nei confronti dell'attacco di Pearl Harbor. In realtà i giapponesi erano alla resa, perché Stalin, contrariamente agli americani e agli inglesi, aveva rispettato la promessa fatta a Roosevelt. Aveva promesso che una volta sconfitti i tedeschi avrebbe invaso il Giappone e fermato il Giappone. Quando questo è avvenuto, i russi avevano già invaso la Manciuria e occupato la Manciuria, e i giapponesi non temevano gli americani, temevano l'esercito russo. Ormai da settimane l'alto comando giapponese inviava dispacci all'alto comando russo dichiarando la resa, si sarebbero arresi a condizione che il loro imperatore non venisse giustiziato, perché veniva considerato diciamo un qualcosa di divino, quindi non poteva essere giustiziato. Gli americani da settimane intercettavano questi dispacci, quindi sapevano perfettamente che i giapponesi si sarebbero arresi, non avrebbero mai più attaccato gli Stati Uniti. Quelle bombe furono lanciate sul Giappone per stabilire un nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale pretendeva che sarebbe stato egemone il modello capitalistico americano, quindi aveva due funzioni: spaventare la Russia, e l'altra funzione era quella di stabilire un nuovo ordine mondiale, ovvero se non fai affari con me fai attenzione perché io sono molto forte. Così Truman, che in realtà era un piccolo metto senza nessuna capacità, e fu scelto proprio per questo. Addirittura uno dei senatori democratici, alla domanda "ma perché avete scelto proprio Truman?", rispose: "perché vorrei dimostrare che anche un piccolo maialino, se ben gestito, può governare il mondo". Questa fu la sua dichiarazione. E questo è, diciamo, ciò che avvenne. Perché dico che quell'imbroglio ha cambiato il mondo, che il mondo è diventato forse più brutto a causa di un imbroglio? Perché da lì arrivarono una serie di presidenti che di fatto andarono sempre in quella direzione. Eisenhower, già durante la guerra, dichiarava che l'obiettivo era cercare di mantenere i russi in guerra più a lungo. C'era un grande odio nei confronti della Russia, perché la Russia era, in quanto comunista, anticapitalista, quindi era, diciamo che avrebbe voluto portare nel mondo questa egemonia anticapitalista, quindi contraria a quella che era la narrazione americana. Quindi questi sono i fatti. Eisenhower inaugurò la stagione della corsa agli armamenti nucleari, che noi sappiamo si è protratta per molto tempo. Quindi in realtà
da quel momento in poi la democrazia, la cosiddetta democrazia, è sempre stata una falsa democrazia. In realtà i popoli non hanno mai avuto scelta, anzi ci sono delle dichiarazioni di presidenti americani in cui inneggiano alla distruzione dei processi democratici, proprio perché il potere ha bisogno, per potersi manifestare in tutta la sua violenza, di una narrazione non vera, di grandi bugie. E questo l'abbiamo visto e vissuto negli anni. Vorrei leggervi un pezzettino di un discorso che fu fatto al presidente greco negli anni 60. Questo è molto importante perché fece delle dichiarazioni importanti. Ho tagliato un po' perché l'abbiamo già raccontato di cosa sia stata la Seconda Guerra Mondiale. Allora, nel 64 in Grecia fu eletto liberamente il primo ministro Papandreou. Il presidente Lyndon Johnson convocò l'ambasciatore greco negli Stati Uniti e gli disse testualmente: «Mi ascolti, signor ambasciatore. Vadano a farsi fottere il vostro Parlamento e la vostra Costituzione. L'America è un elefante, Cipro è una pulce e anche la Grecia. Se questi due parassiti continueranno a stuzzicare l'elefante, basterebbe la sua proboscide per ucciderli. Noi diamo ai greci molti bei dollari americani e se il vostro primo ministro continua a blaterare di democrazia, lui, il suo Parlamento e la sua Costituzione non dureranno a lungo». Presidente degli Stati Uniti. E fu così perché nel 67 salì al potere una giunta militare. Il nuovo primo ministro fu un certo Papadopoulos e qui si creò un precedente importante. Papadopoulos era stato un nazista, ma la cosa più pazzesca è che fu il primo funzionario della CIA a diventare capo di un governo di un paese straniero. Quindi gli Stati Uniti riuscirono a mettere a capo di questo paese, della Grecia, un funzionario della CIA. Poi penso che la storia di Allende la ricordiamo un pochino tutti, no? Il Cile era veramente un modello di democrazia fin dal 1932. Nel 72 Salvador Allende vinse le elezioni e Allende ebbe la colpa di promettere di nazionalizzare le aziende USA. Il peccato originale di Allende fu proprio questo, la volontà di nazionalizzare queste aziende, queste compagnie americane che di fatto controllavano l'economia cilena. Sappiamo tutti come è andata a finire. In quel momento la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale negarono i prestiti al governo di Allende. La CIA organizzò disordini e finanziò l'opposizione. Fu proprio la CIA a finanziare quel criminale spietato di Augusto Pinochet, che inaugurò quella stagione in Cile che poi è stata chiamata la carovana della morte. Quindi ancora una volta, per proteggere degli interessi economici, fu raccontata una grande bugia, no? Fu detto che il governo di Allende era fallimentare, ma dietro a tutto questo si nascondeva la volontà di Allende di rendere sovrano dal punto di vista economico il popolo cileno. Poi vorrei ricordare qualcun altro, forse un pochino più recente. Non so se ricordate quel giorno in cui Colin Powell si presentò alle Nazioni Unite con una provetta. Allora, per fabbricare, diciamo, quella prova, quella provetta e quelle fotografie, la CIA lavorò per 2 anni. Per 2 anni di fila lavorarono a preparare delle prove false, perché noi sappiamo che le armi di distruzione di massa in Iraq non c'erano, non esistevano. Quindi vengono portate queste prove false per coinvolgere e utilizzare la NATO, quindi coinvolgere gli stati europei nella guerra, nel conflitto bellico con l'Iraq. Cosa è successo poi quando è finito il conflitto?
Vedete il livello di cinismo del potere? Le grandi aziende, le grandi multinazionali sono piombate come degli sciacalli sull'Iraq per dividersi il bottino, perché tutti i contratti per la ricostruzione dell'Iraq sono finiti nelle mani di queste multinazionali. Ed è sempre successo così nella storia. Guardate che dopo Hiroshima e Nagasaki l'esercito americano mandò sul territorio giapponese delle truppe di sanitari raccontando che erano lì per curare le persone colpite dalle radiazioni. In realtà lo scopo era quello di studiare gli effetti delle radiazioni sulla popolazione per modificare e creare nuove armi di distruzione di massa. Quindi ogni volta che è stato attaccato un paese, poi si è arrivati con le multinazionali farmaceutiche, con le multinazionali che costruiscono infrastrutture, per dividersi il bottino. Perché attenzione, che la guerra è sempre questa cosa qui, ovvero è qualcuno che vuole impossessarsi di qualcosa che appartiene a qualcun altro. Non esistono delle scelte giuste. Le guerre si fanno per avidità. E per fare la guerra bisogna raccontare delle bugie. E se avete un attimo di pazienza, vorrei passare all'ultima grande bugia. Vorrei saltare, diciamo, la grande bugia del momento pandemico, perché credo che ne abbiate parlato ampiamente, credo che ci siano persone molto più titolate di me per parlare di questo. E vorrei parlare della grande truffa di questo momento. In questo momento c'è in atto una truffa colossale, molto molto grande, che interessa soltanto l'Europa, soltanto i paesi europei. E stiamo parlando della grande speculazione energetica messa in atto. Allora, ci sono dei fatti. Innanzitutto, la speculazione energetica è cominciata prima del conflitto in Ucraina. È cominciato prima, non è arrivata con il conflitto in Ucraina. Anzi, il conflitto in Ucraina ha contribuito ad alimentare la speculazione finanziaria, ma soprattutto è stato utilizzato per coprire questa grande speculazione energetica. È stato detto che noi paghiamo molto di più l'energia per colpa di Putin, che ha invaso l'Ucraina, quindi non ci arriva più il gas dall'Ucraina, per colpa di Putin, e quindi noi dobbiamo pagare molto di più l'energia. E poi c'è un'altra grande bugia in questo momento che circola, ovvero noi dobbiamo ringraziare gli americani perché ci venderanno a carissimo prezzo il gas liquido. Allora, questa è un'altra grande bugia. Perché? Perché in realtà, anche acquistando a carissimo prezzo il gas liquido degli americani, mancano all'appello 27 miliardi di metri cubi di gas che non sono reperibili nel breve tempo sul mercato. Non ci sono. Cioè, noi non riusciremo a ricoprire il fabbisogno del paese per quest'inverno di gas, proprio perché viene a mancare il famoso gas che arriva dall'oleodotto russo. Ma perché avviene tutto questo? Allora, innanzitutto ci sono quattro tubi del gas che arrivano in Italia. Uno arriva, diciamo, è il famoso TAP della Puglia, quindi arriva dalla Turchia. L'altro arriva dall'Algeria, e il tubo che arriva dall'Algeria porta il gas all'Italia e alla Spagna. Quindi, se vogliamo chiedere un pochino più di gas da questo tubo, poi dobbiamo andare a litigare con gli spagnoli. Quindi si apre anche, diciamo, una fase conflittuale dal punto di vista diplomatico, ok? Poi ci sono altri due tubi del gas. Uno arriva dalla Svizzera e passa vicino Verbania, l'altro arriva dall'Austria. Quello che arriva dall'Austria è il tubo che ci collega al gas russo. Quello che arriva invece dalla Svizzera ci collega alle piattaforme offshore del Mare del Nord, quindi della Norvegia. Allora, quello che pochi sanno è che le concessioni di quelle piattaforme, di quell'estrazione del Mare del Nord, erano state date alle compagnie americane negli anni 60 dal governo norvegese.
Quindi i diritti di estrazione sono americani, le piattaforme che si trovano in Norvegia sono state costruite dalle multinazionali del petrolio americane. Negli anni 70 e 80 hanno fatto affari d'oro queste compagnie americane, fornendo gas e petrolio all'Europa. Alla fine degli anni 80 è arrivato il gas russo. Il gas russo era molto più economico, veniva venduto a un prezzo molto molto più basso, quindi queste aziende sono andate in crisi. Sono andate in crisi. Nel 2019 hanno chiesto aiuto a Trump perché stavano per fallire, avevano dei costi molto alti e non riuscivano a vendere il loro gas e il loro petrolio all'Europa perché costava troppo. Trump rifiutò di aiutare queste compagnie. Loro minacciarono poi, alla fine del 2019-2020, minacciarono la Norvegia di abbandonare queste piattaforme, di restituire le concessioni, perché non potevano più sostenere questi costi. Allora, queste compagnie sono Mobil, Exxon, ConocoPhillips, Chevron e Gulf. Sono tutte grandi compagnie americane. Sono le compagnie americane che sono passate nel giro di un anno e mezzo da un crack dichiarato a extra profitti oltre il 30%. Guardate cosa è successo, cioè non ci arriva più il gas russo, c'è la guerra, le aziende americane che stavano per fallire, che ci davano il gas, tornano a essere molto 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 ricche. Ma la cosa non finisce lì, perché quel pezzo lì non ci dà abbastanza gas, non arriva abbastanza, e qui entrano in gioco i famosi rigassificatori. Ma entra anche in gioco un altro fatto, perché gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti ha fatto un'altra operazione, ha creato un meccanismo particolare per fare in modo che ci fossero due mercati energetici, uno quello della borsa di New York, l'altro quello della borsa di Amsterdam. Quindi cosa succede? Le compagnie acquistano il gas liquido alla borsa di New York, quindi a un prezzo che è fissato, che è stabile, e poi lo rivendono a un prezzo che invece è di mercato, quindi non è stabile, viene contrattato volta per volta alla borsa di Amsterdam a 17 volte il prezzo circa di quello della borsa americana. Ma non è solo questo, considerate che noi abbiamo un contratto con la Russia che è stato stipulato nel 2006. Questo contratto è un contratto a lungo termine, quindi scade nel 2036, ed è un contratto a prezzo fisso. Fino al 2036 noi pagheremo a prezzo fisso, che è un prezzo diciamo basso, accettabile, il gas dalla Russia, fino al 2036. Oltretutto, questo tipo di contratto ti costringe a pagare anche se non consumi. Anche se non consumi quel gas, tu lo devi pagare. Ok? Questo è il tipo di contratto che noi abbiamo con la Russia. Con gli americani invece abbiamo dei contratti short, quindi a breve termine, e sono tutti regolati dalla borsa di Amsterdam. Il conflitto in Ucraina è destinato a durare a lungo. Cos'è che ci dice questo? Ce lo dice il fatto che le grandi finanziarie americane stanno investendo molto sulla liquefazione del gas negli Stati Uniti, cioè il gas si estrae in forma gassosa, dopodiché viene liquefatto per essere trasportato da queste navi che trasportano il gas. Quindi stanno investendo molti denari, con investimenti a lungo termine, vuol dire che si aspettano di vendere il gas liquido all'Europa per molto tempo, e questo quindi vuol dire che nessuno, ma veramente nessuno, vuole che il conflitto in Ucraina si fermi. Perché se si ferma il conflitto in Ucraina, si riapre l'oleodotto russo, e quindi noi non abbiamo più il problema di dover acquistare il gas liquido americano a un prezzo maggiorato. E questo ci porta a pensare che quel conflitto durerà ancora molto. E attenzione, perché il protrarsi così a lungo tempo di un conflitto che vede
sul campo parecchie armi nucleari, è molto molto pericoloso. Quello che io temo non è un'escalation nucleare, quello che io temo è l'incidente. Provocato o non provocato non ha importanza, ma basta un piccolo incidente. Non so se voi ricordate Chernobyl. Dopo Chernobyl non abbiamo più potuto acquistare per un bel periodo la carne dalla Polonia, l'insalata dalla Polonia, le verdure dalla Polonia. E attenzione, perché le contaminazioni da radiazione portano al cancro. Il cancro non può essere curato con dei vaccini. Quindi sono molto preoccupato. E qui continua ancora la grande bugia, cioè facciamo la guerra per l'energia. Non è vero, facciamo la guerra per mascherare questa grande speculazione. L'altra cosa che va detta è che in realtà non c'è neanche tutta questa capacità di rigassificazione. Innanzitutto, le navi che rigassificano ce ne sono solo 25 al mondo per il momento. Se ne vuoi una, la devi ordinare, ci vogliono 5 anni per produrla, per consegnarla. Quindi ci sarà anche una corsa, no? Al rialzo per acquistare questi rigassificatori. Tra l'altro, in Italia c'è solo il rigassificatore più importante, è quello che c'è qua in Veneto, vicino a Rovigo, in provincia di Rovigo, che appartiene all'Adriatic LNG. Per farvi capire qual è il meccanismo, cosa fa? Intanto l'80% di quella rigassificazione, allora va considerato che quel rigassificatore ha una capacità di rigassificazione di 100 miliardi di metri cubi all'anno. L'80% di quella rigassificazione è stata acquistata da Edison, che è un'azienda francese, una multinazionale francese. Grazie, diciamo, alla liberalizzazione del mercato fatta da Renzi, non so se ve la ricordate, Edison ha una sua rete di distribuzione. Allora Edison acquista l'80% della rigassificazione del rigassificatore che sta in Veneto, l'acquista al prezzo della borsa di New York e poi la rivende a noi, ai cittadini, agli italiani a 17 volte il suo prezzo. E l'80% viene acquistata da Edison, però è l'unico grande rigassificatore esistente in Italia, perché quello di Piombino non arriverà prima del 2023-2024. Quindi quello che voglio dire è che sarà molto probabilmente un inverno brutalmente freddo per le famiglie e per le imprese, e chi dice il contrario sta mentendo, alla faccia della democrazia. Questo è un po' il racconto che volevo farvi, i pezzi di storia, i pezzi del puzzle che sono inediti e che non vengono raccontati, proprio per farci capire che tutte le grandi crisi, tutti i momenti di speculazione, tutti i momenti di guerra, tutto ciò che un cittadino nel pieno della sua coscienza non accetterebbe mai. Nessun cittadino accetterebbe la guerra, accetterebbe di pagare un prezzo alto il gas, accetterebbe di stare chiuso in casa, non lo farebbe mai nessuno. Se uno ti dicesse, guarda, da oggi stai un po' in casa, chiuso in casa, nessuno lo accetterebbe, devi dargli una motivazione valida. E quindi il potere per fare questo, quindi per comprimere i diritti, per schiacciare le democrazie, deve necessariamente inventare delle grandi balle, ed è questo che avviene già dai primi del Novecento. Grazie. Per questo momento che ci siamo dati, eccetera,
corrisponde a una reazione in tempi molto brevi. Non è così. Allora, intanto vorrei esprimere un concetto. Io penso che dal punto di vista politico-sociale noi siamo passati a una nuova era. Siamo nell'era glaciale. Quindi penso che noi non possiamo più fare politica esattamente come lo facevamo prima. C'è una metafora che utilizzo sempre. Se prima coltivavamo il grano in un determinato modo e ora siamo nell'era glaciale, non possiamo più coltivarlo come prima. Se vogliamo ottenere la farina e mangiare il pane, la pasta, forse dobbiamo inventare metodi nuovi per coltivare il grano. E ci sono molti passaggi da fare, secondo me. Se noi pensiamo di risolvere nell'arco di pochi mesi una situazione politica che è stata progettata, pianificata e organizzata nell'arco di diverse decine di anni, secondo me ci rimarremo molto male. È un'illusione. Allora, innanzitutto c'è un problema alla base. E noi abbiamo dimenticato cos'è veramente il senso della politica. Molti vivono la politica come un fatto elettorale. La politica, secondo me, innanzitutto è qualcosa davvero innanzitutto di personale e interiore. E il primo passo, secondo me, per aprire una stagione politica vera, di politica di cittadinanza, dove noi ci ritroviamo nelle piazze per discutere ciò che è utile per la cittadinanza, parte proprio da noi. Dobbiamo innanzitutto mettere da parte il più possibile, reprimere, fare questo grande sforzo per mettere in un angolino quel nostro sentimento di avidità, quel nostro sentimento di egoismo e cominciare a essere generosi. Il primo passo politico, secondo me, è interiore, è nostro, personale, ed è fatto di generosità. Con la generosità si costruisce una comunità e si costruisce un grande scudo etico. E attenzione che il grande scudo etico è fondamentale per poter attivare dei processi politici veri, reali, che siano veramente di contrasto al livello di corruzione. Oggi le istituzioni sono un colabrodo, sono facilmente corruttibili. Attenzione, quando parlo di corruzione non parlo necessariamente di una corruzione economica, ok? No. Ci sono altri tipi anche di corruzione, cioè tu puoi sentirti molto solo in quell'ambiente lì. Qualcuno potrebbe minacciare di uccidere i tuoi figli e quindi tu cosa fai? Quindi c'è un primo problema: le istituzioni non sono, diciamo così, sicure da questo punto di vista. Io penso che molti parlamentari siano arrivati in Parlamento, diciamo, con molte buone intenzioni, e molti probabilmente hanno buone intenzioni, però lì poi succede qualcosa. Per questo noi diciamo che forse le istituzioni dovrebbero arrivare a subire qualche modifica. Qual è il ruolo del CLN in questo momento? Allora, il CLN innanzitutto è esattamente quello che era nel 43, con una differenza: noi non utilizziamo le armi. Cosa faceva il CLN? Il CLN, eravamo nel pieno di una sorta di guerra civile, nel senso che la guerra comunque volgeva verso termine. E la storia ci dice che molte parti che stavano dalla stessa parte, quindi contro il regime, si sparavano addosso tra di loro. Monarchici con i repubblicani si sparavano addosso, partigiani rossi, partigiani neri, fazioni politiche uno contro l'altro. E immaginate, molto più in grande quello che abbiamo visto in queste elezioni da parte dei partiti del dissenso, quanto fuoco amico si sono dati. Però lì il fuoco non era, diciamo, verbale. Il CLN cosa fece? Creò uno spazio, un luogo dove tutti lasciavano le proprie armi fuori, idealmente si trovavano in quel luogo e ragionavano, diciamo, sul come mettere insieme tutte le azioni combinate, ognuno le proprie azioni, ognuno con la propria idea, ognuno con tante differenze, per arrivare a un unico obiettivo.
Ecco, il CLN è proprio questo, no? Quello che dobbiamo fare innanzitutto è costruire una grande infrastruttura di popolo, capillare. Questo non lo facciamo utilizzando il mainstream, perché questo non c'è possibile. Cosa vuol dire costruire questa infrastruttura? Vuol dire che tutti i vari gruppi, le varie associazioni, anziché trovarsi in luoghi separati tra di loro, sui territori si trovano nello stesso luogo. Diciamo che già questo è un passaggio importante. Perché dobbiamo fare questo? Perché dobbiamo, diciamo, rendere consapevole una grande cittadinanza. Guardate che per cambiare le cose, cioè non serve il partito unico, non serve un partito, serve veramente un popolo, ci vuole un popolo, questo noi dobbiamo interiorizzarlo. Un popolo vuol dire non 10.000 persone, un popolo vuol dire un popolo, quello che si muoveva negli anni 70 nelle grandi manifestazioni. Un popolo vuol dire un popolo, quindi per fare questo devi abbandonare la questione partitica, perché la questione partitica stringe, chiude, non apre a un popolo, ok? Coinvolge solo una parte. Quindi questo è il primo compito del CLN, creare questa infrastruttura di popolo e cominciare una narrazione che renda consapevoli i cittadini. C'è un grande politico degli anni passati, c'era riuscito, senza stare al governo, a diventare egemone, a condizionare il Parlamento. Sono state fatte le riforme sul lavoro migliori in quel momento lì. Quel signore si chiamava Enrico Berlinguer e diceva: casa per casa, tutti insieme, azienda per azienda, strada per strada, parlando con le persone. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare, utilizzando tutti gli strumenti che si mettono a disposizione, senza pensarci. Questo è il momento CLN, non importa chi l'ha organizzato, ma questo è il momento CLN, questo rientra in quest'ottica, e non importa che lo si chiami in un altro modo, il senso è questo. Noi dobbiamo costruire questa grande forza di popolo extraparlamentare che possa condizionare le scelte di governo, augurandoci un giorno di poter arrivare a modificare, a cambiare le istituzioni. Io sogno un mondo che non vedrò mai. Spero che le future generazioni, o le generazioni future che dir si voglia, quelle diciamo per cui io lavoro, possano vedere quel giorno. Vorrei vedere la Repubblica dei Comuni Italiani. Adesso lei ha parlato di popolo, però, e ho capito adesso quest'ultima riga che ha detto, popolo italiano. Volevo fare una precisazione fatto fuori, diciamo, ecco, visto che ha parlato di quelle cose. Sì, diciamo che di solito chi non rispecchia gli interessi di una certa elite in qualche modo viene fatto fuori. Enrico Mattei fu ucciso perché faceva, diciamo, aveva un progetto che andava contro gli interessi del capitalismo anglo-americano, ovvero una sovranità energetica che magari oggi l'avessimo avuta. Aldo Moro, sono state inventate, diciamo, è stato inventato quel pezzo di BR, no? Ad arte, è stato infiltrato, ma Aldo Moro è stato ucciso perché era, diciamo, per una politica sovrana dal punto di vista della politica estera ed economica dell'Italia. Ma lo stesso Bettino Craxi è stato il più grande oppositore di Draghi. Pochi sanno che quando Draghi fu voluto il ministero, quello che era il ministero del tesoro di Goria, e fu voluto, adesso si scatenerà un pochino di ma chi è che volle Draghi in quegli anni lì? Tempi non sospetti, furono Prodi, Ciampi, Brunetta, Capacci. Adesso potrei farvi anche un elenco un po' più lungo. Craxi fu l'unico ad opporsi a tutto questo, si oppose fortemente all'arrivo di Draghi, e Craxi è sempre stato un antiatlantista, e corruzione o non corruzione, Craxi è stato veramente il capro espiatorio, ma non
perché fosse in mezzo a un sistema corruttivo, perché di fatto era un anti-atlantista, quindi si paga sempre il prezzo per essere contro quel tipo di potere. Rispetto alla questione popolo, ognuno dà un po' la sua definizione. Quando io ho finito la risposta di prima dicendo la Repubblica dei Comuni, ok? Perché io penso che in realtà creare di nuovo delle regioni, come può essere, che ne so, cioè lo Stato Veneto, lo Stato Sardo, non andiamo a fare nient'altro, a creare di nuovo un'altra sacca di potere, che si può corrompere facilmente. Cioè se nello Stato Veneto un domani tu avessi, permettetemi, un altro Zaia, io non so quanto sareste felici. Mentre è molto più difficile egemonizzare un sistema fatto di moltissimi pezzi che dialogano tra loro cercando un punto di equilibrio. Invece nelle realtà più grandi, cioè in pratica tu creeresti un'altra piccola Italia, no? Un'Italia più piccola che si chiama Veneto. Però la possibilità che venga infiltrata e corrotta dal punto di vista etico è la stessa, identica di quella dell'Italia, ti dirò di più, dell'Europa, perché fa un esempio in grande, in larga scala, ti dice proprio questo. Tu dici, ah, io voglio l'indipendenza dall'Italia, dall'Europa, e faccio l'Italia, no? Però l'Italia è corruttibile esattamente come l'Europa, non di più, solo che l'Europa più grande e c'è più corruzione. Noi sappiamo che l'Europa, la comunità europea, altro non è in questo momento che una colonia del capitalismo anglo-americano. Ok? Quindi secondo me succederebbe un po' questo, per questo parlo di Repubblica dei Comuni e vorrei condividerle anche queste differenze. Cioè io, questa in poco tempo è la sesta o la settima volta che io vengo in Veneto e mi sento a casa, sono a casa mia e ringrazio voi tra l'altro per questo, grazie. L'ultima domanda, perché altrimenti non ha, esatto, vabbè. Sono anche breve. Lei ha parlato, e mi ha fatto piacere che ha parlato di una nuova era e di un popolo. Poi parliamo delle repubbliche e il signore parlava anche di c'è un popolo, il Veneto, c'è il popolo. Secondo me, non è tempo di parlare di una vibrazione, di un aumento personale dell'uomo vivo. Cioè, non è l'uomo che deve autodeterminare la sua libertà in onore con gli altri, che non ci sarebbe neanche bisogno delle leggi. Perché se noi diamo valore all'individuo e alla nostra parte, diventiamo tutti liberi, diventiamo tutti in armonia con gli altri, quindi basta le divisioni, perché se no li facciamo un'era, la chiamiamo nuova era, ma nasce sulla stessa base di quella vecchia. Cioè, allora, è stato l'accumulo, l'egoismo dell'accumulo dei popoli e dell'individuo. Cioè io ho 1000 case e 1000 persone muoiono anziani nelle case da soli. Cioè, se parliamo, dovremmo cominciare a parlare più onestamente anche dell'individuo, di noi stessi, perché sennò facciamo un altro partito, un'era vecchia, nuova ma vecchia. Quello che dico io è, capito? Perché noi cominciamo a parlare non più a un comitato, a un gruppo, ma parliamo dell'uomo? Perché in fondo il popolo è un popolo nel pianeta, e non è il Veneto, i greci, la Germania, i tedeschi, l'America, ne ha parlato. Ma ritorniamo a fare quello. Invece noi siamo un popolo unico nella Terra, direi quasi anche dell'universo. Quindi se noi liberiamo la nostra unicità, unendola all'unicità di tutti, diventiamo una sola, il famoso integument, e quindi tutti tiriamo in quell'obiettivo, che sarebbe la gratuità, perché la gratuità, il pianeta, noi nasciamo nel pianeta, abbiamo un diritto sul pianeta, siamo nati, e quindi il valore, perché uno deve dire io sono il padrone? Il padrone di chi? Il padrone di cosa? Allora, secondo me dobbiamo cominciare a parlare in queste riunioni, poi io volevo anche parlare con la signorina che hanno detto, la signora Bionda, per darci una mano per creare. Ma per creare in quell'intento, secondo me, nell'unicità dell'individuo,
di essere onesti ognuno di noi, e tutti noi siamo una persona sola, quindi tutti dobbiamo star bene. E pianeta nella gratuità ci dà questa possibilità. Grazie. Grazie. Era proprio quello che dicevo prima, nasce da noi, gli individui, tutto questo. Nasce proprio da questo. Dove poi questo ci porterà, non lo so, sono processi molto lunghi, io non sono uno statista e non sono intelligente, però sono fortemente convinto che comincia dal nostro io, no? Dalla nostra interiorità.